Succede letteralmente di tutto a Marassi. Alla fine il Milan vince e Reina para un rigore a tempo scaduto. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video nel quale volevo parlarvi di una partita pazza. Però prima di farlo vi invito a lasciare un mi piace, un commento e vi invito anche ad iscrivervi al canale per non perdervi nessun video. Comunque è stata una partita veramente dalle mille emozioni. Il Genoa è riuscito ad andare in vantaggio grazie alla rete di Scione verso la fine del primo tempo, ma c'è una papera clamorosa di Reina, e degna di Reina, perché comunque il portiere spagnolo, soprattutto negli anni al Napoli, ci ha abituato ad errori enormi, grossolani, che alla fine hanno condizionato anche la stagione di Sarri. Però quest'ultimo Sarri lo metteva principalmente per due ragioni: la prima, la scarsità di alternative che c'era nel Napoli, perché comunque mettere Sepe sarebbe stato quasi un suicidio. Il Sepe del Napoli non era il Sepe di adesso, era un Sepe prematuro che non poteva giocare titolare né in campionato né in Champions. Il secondo motivo era il fatto che Reina era molto abile con i piedi, e Sarri questa caratteristica la considera fondamentale per un suo portiere. L'abbiamo visto anche con Kepa di Zapalaga al Chelsea, a Londra, quando Sarri era l'allenatore dei Blues. Comunque, stavo dicendo che riesce ad andare in vantaggio il Genoa, conclusione ai 25 metri di Scione, e Reina, come detto, fa un errore quasi imperdonabile. Comunque poi il portiere spagnolo si riscatterà grazie ad un rigore parato proprio a tempo scaduto nel recupero del recupero. Nel secondo tempo succede tutto in 10 minuti più o meno, perché prima il Milan pareggia i conti con Theo Hernandez, discesa molto bella sulla sinistra, poi diciamo gira, vira verso la porta e tira sul primo palo, neanche troppo forte, e c'è la complicità incredibile di Radu, che praticamente non riesce ad imporsi, non riesce a deviare il pallone, facendosi fare un gol clamoroso quasi dalla linea di fondo, la posizione comunque molto molto defilata. E poi c'è il rigore di Kessié, giocata sontuosa di Leao, che ha sostituito Piontek praticamente non pervenuto oggi contro la sua ex squadra. Entra Leao e cambia in positivo, cambia in meglio la partita del Milan. Prima si conquista questo calcio di rigore per farlo di mano di Bilaschi, che dopo un controllo lunghissimo e a mio avviso anche ingiustificato al VAR, perché comunque il rigore era sacrosanto, bastava un replay per capirlo, viene dato il rosso a Bilaschi e il rigore al Milan, il rigore trasformato da Kessié, rigore non battuto perfettamente, c'è da dirlo, però comunque viene spiazzato Radu, e a quel momento Kessié, comunque avendo tirato il pallone non neanche troppo angolato, ma comunque avendolo tirato dalla parte giusta, riesce a trasformare il tiro dal dischetto. Quindi il Genoa in 10, ma nonostante tutto attacca, e Kwame sfiora anche la rete del gol di testa. Squadre molto lunghe, il Milan è troppo lungo in maniera quasi assurda, perché comunque in un contesto del genere bisognava solo difendere il 2-1. E poi c'è una stupidaggine clamorosa ed ingenua, diciamo un'ingenuità clamorosa di Calabria, che si fa espellere per doppio giallo. Prima tenta una giocata di tacco, la giocata non gli riesce e quindi si fa espellere per una trattenuta, fallo tattico, doppio giallo giustamente sanzionato da Mariani. E quindi gli ultimi 10 minuti più recupero sono roventi. All'ultimo minuto di questi 10 minuti regolamentari c'è l'episodio che avrebbe potuto cambiare la storia del Milan, di Andrazzoli e di Giampaolo, logicamente oltre quella del Genoa. Perché? Perché se probabilmente avesse segnato dal dischetto Scione, Giampaolo sarebbe stato esonerato. Sto facendo un'ipotesi che comunque sembrava la più probabile, e mentre Andrazzoli sarebbe stato confermato. Adesso nulla è scritto, nulla è certo, però a quanto pare Andrazzoli verrà cacciato da Preziosi. Comunque Reina fa una bella parata, sì, però Scione tira un rigore in modo pessimo, mezza altezza, neanche troppo angolato, e quindi non è troppo difficile, diciamo, per Reina distendersi, intuire il lato e poi successivamente deviare la conclusione in calcio d'angolo. Bella partita, mille emozioni, il Milan vince, 3 vittorie in 7 partite, bottino un po' magro, però comunque Giampaolo tira avanti e l'esonero viene rinviato, vedremo un po' a quando. Il video finisce qui, vi ringrazio per la visione, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti. Logicamente l'esonero può essere anche, come posso dire, rinviato a mai più, perché comunque Giampaolo potrebbe non essere più esonerato in tutta la sua carriera da allenatore rossonero. Ciao a tutti.